oggi è giovedì e parliamo delle letture del mese di maggio. Mese di maggio che è stato abbastanza ricco questo video sarà un po' particolare perché di molte delle letture che ho fatto in maggio abbiamo già parlato e di alcune parleremo a breve. Quindi in realtà dei 10 libri totali, 12 libri totali che ho letto questo mese parleremo di 4 o 5. Ma andiamo a vedere in breve il mio mese di maggio. Questo mese ho letto 12 titoli, 10 in italiano, 1 in inglese e 1 in spagnolo. I generi, la maggioranza, 6, erano romanzi. Ho letto poi 3 testi che possono essere catalogati come raccolte di testimonianze, diari o lettere, 2 saggi e una graphic novel. Autori, netta prevalenza femminile, 8 contro 3. E sì, fa 11 perché ho letto 2 titoli della stessa autrice. Per quel che riguarda la Reading Challenge, 3 sono stati i punti sviluppati questo mese e mi porta a un totale di 31 su 52, quindi sono abbastanza in linea, anche se so che il periodo più difficile arriverà adesso perché mi sono rimaste le sfide più difficili. Dei 12 titoli letti questo mese, uno si è beccato la sottolineatura, ovvero rimarrà tra i libri più belli letti quest'anno. E vi posso già anticipare che si tratta di Giuda di Amos Oz. Cominciamo brevemente con i libri di cui vi ho già parlato in altri video già online sul canale. Cominciamo proprio dalla categoria di cui fa parte il libro sottolineato, quindi vi dicevo Giuda di Amos Oz. Di Giuda di Amos Oz, di Aplasia scena vuota di David Grossman. Dei 2 libri in lingua che ho letto questo mese, ovvero Mirror Shoulder Signal di Dorte Nors e Distanti aderescate di Samantha Schweblin, vi ho già parlato con l'aiuto e anche il supporto di mio fratello nel video dedicato al Man Booker Prize International 2017 che è andato online settimana scorsa e che vi lascio linkato nella link. Lì ne parliamo con calma e dettagliatamente, questo era il candidato danese, questo è il candidato argentino. Se vi interessa saperne qualcosa di più andate a vedere quel video dove parliamo di trame, impressioni generali, eccetera eccetera. Altri 3 titoli di cui abbiamo già parlato sono Le Trentenni, il saggio di Marina Piazza dedicato alle trentenni, al mondo della maternità e al mondo del lavoro, Madri assassine, diario da Castiglione delle Stiviere a cura di Anna Panitteri e Una madre lo sa, la raccolta di testimonianze ed esperienze di maternità di Concita De Gregorio. Di questi 3 titoli vi ho parlato invece nel video andato online per la festa della mamma, anche in questo caso vi rimando a quel video qualora vi interessassero questi titoli perché lì ne abbiamo parlato dettagliatamente, con calma e li ho inseriti all'interno di un contesto un po' più ampio e variegato che se vi interessa l'argomento vi invito ad andare a vedere lì. Ce ne rimangono quindi 5, di uno però non parleremo oggi, è uno dei candidati al premio Strega 2017, sto parlando della più amata di Teresa Ciabatti, il candidato Mondadori. Non ne parleremo qui perché stiamo con mio fratello preparando un grande video collettivo dedicato ai candidati al premio Strega e quindi ne parleremo poi con calma lì. Posso anticiparvi che non è male, ma al momento non è il mio preferito, non è tra il mio candidato, mettiamola così. Comunque poi ne parliamo con calma più avanti. Questo ci porta quindi a 4 titoli. Cominciamo con la graphic novel, che è sicuramente quella di cui ho meno da dire, anche perché non è proprio il mio campo. Ho letto Una gru infreddolita, che è una raccolta di fumetti che usciva a puntate, che è stato poi raccolto in un unico volume, molto bello, che mi si è parato davanti in biblioteca e mi ha attirata. Non sapevo dell'esistenza di questa graphic novel, non sapevo dell'esistenza di questo filone di manga giapponesi che parlassero del mondo delle geishe. La gru infreddolita infatti è una ragazzina che viene venduta a una delle case di piacere del Giappone per diventare una geisha e verrà in questo modo istruita
e la chiameranno una grinfredolita per una posa che lei assumerà, ovvero quella su quando c'è freddo su un piede solo per tenere al caldo i piedi sotto la veste. È una storia di formazione, la bambina diventerà una ragazzina, assisterà le altre geisha e poi diventerà geisha a sua volta. È una storia che, seppur brevemente, in maniera molto concisa, come è tipico dei fumetti, racconta tutta la crudezza e la difficoltà di questa vita, soprattutto nella prima fase, quella della bambina, ma anche poi tutte le difficoltà che la donna geisha dovrà affrontare nella sua vita. Il plus è che la formula del manga a me è piaciuta molto perché rendeva molto partecipativa la lettura e mi ha sicuramente fatto venire voglia di scoprire qualcosa in più sul mondo delle geisha, che è un mondo che io non conosco per nulla. Quindi, se vi capita tra le mani, è una lettura interessante da fare. Altro libro che è capitato sulla mia strada per caso, nel senso che mi è stato regalato, io non ne sapevo nulla, è La notte delle stelle cadenti di Luca Trovato, un volume che mi è stato regalato da Cristina durante il mio soggiorno a Catania. Lei conosce l'autore, ci teneva che io leggessi questo romanzo che a lei era piaciuto molto, c'è anche la dedica di Cristina all'interno, e ne ho approfittato proprio nei giorni in Sicilia per leggerlo. È una storia che ha il suo perché. Se dovessi riassumerla in pochissime brevi parole, in maniera molto concisa, direi che è una storia che mi ha fatto molto piacere leggere, che aveva qualcosa da dire, che l'autore aveva qualcosa da raccontare. L'unica cosa che non ha fatto scattare il grande amore è la forma, nel senso che all'autore sicuramente piacciono molto le descrizioni, le digressioni, le spiegazioni, e non ne fa mistero, nel senso che non lesina sulle descrizioni, sulle spiegazioni e sugli approfondimenti. È una cosa che ad alcuni lettori piace molto perché in effetti arricchisce la lettura. Per il mio genere di lettura trovo che mi appesantisca un pochino il ritmo, però la storia secondo me non è niente male. È la storia di un ragazzo, anzi di due ragazzi, che si conoscono da bambini. Uno è orfano, viene abbandonato sui gradini di una chiesa e accolto dal parroco di questo piccolo paese, e il parroco condurrà una strenua lotta per poterlo tenere con sé. La vincerà, nelle prime pagine noi scopriamo che vincerà questa lotta e quindi il bambino potrà crescere all'interno della comunità, adottato dal parroco ma anche da tutto il paese. Crescerà con i suoi coetanei, tra i suoi coetanei stringerà un forte rapporto con un altro bambino, un bambino che è orfano di padre e anche di madre a un certo punto, e che vive con i nonni. Questi bambini poi cresceranno, verranno separati perché il vecchio parroco a un certo punto morirà, e quindi i bambini verranno separati, e ad un certo punto delle loro vite uno dei due cercherà di ritrovare l'altro perché avrà scoperto qualcosa del loro passato, un tassello del loro passato comune che vuole comunicare all'altro per, diciamo così, chiudere un cerchio, non vi dico di più. E questa storia principale era una bella storia, mi è piaciuta. Poi si è voluto raccontare anche tutto quello che era la storia di questi due uomini a un certo punto, quindi delle loro vite, delle loro convinzioni, le loro ideologie, la loro fede, le scelte di vita e delle loro vite. E quindi si è un po' andato allargando il panorama e in, adesso sono 300 pagine comprese di appendice, diventa difficile gestire tutta questa mole. E per farlo in maniera un po' più snella, l'autore ha deciso di tagliare su dei punti, andando invece ad approfondire degli altri che a livello di trama non sono così fondamentali, ma che gli servivano per fare il quadro generale. C'è molta attenzione alla religione, a varie religioni, e quando si parla di religione si va molto nel dettaglio, si spiega moltissimo, molto spazio è dato a livello didascalico alla religione come tassello fondamentale dell'identità dei personaggi. Corretto, ma in alcuni punti mi risultava un po' appesantita la lettura, laddove invece la storia, diciamo così, il filo narrativo non era niente male.
Io comunque ringrazio Cristina per avermi voluto regalare questo libro e per avermi fatto conoscere questa storia. E finiamo questo video con due libri di cui si è molto parlato e di cui io mi riprometto di parlare nel corso dell'estate. Sto parlando dei due volumi, volumetti, chiamiamoli quasi pamphlet, di Chimamanda Ngozi Adichie, Dovremmo essere tutti femministi e Kara Diawae, 15 consigli per crescere una figlia femminista. Intanto di questo secondo disapprovo totalmente la scelta di traduzione che è stata fatta per l'italiano, che secondo me snatura un pochino il messaggio generale, nel senso che ancora una volta, lo ripeto, me lo sentirete ripetere anche settimana prossima nel video che andrà online, che ho già registrato, ma trovo che il problema del femminismo, soprattutto di come ci viene propinato in questo momento in Italia, sia quello di continuare ad autoreferenziarsi. Nel titolo originale la Ngozi Adichie non cita il fatto che deve essere una bambina femminista, ma parla di femminismo in generale, non viene quindi direzionato alle figlie femmine. Ma questo poi è un discorso un po' più ampio che spero di avere modo e tempo di riaffrontare in seguito in maniera più completa. Cosa sono? Sono due brevi testi. Uno, che Dovremmo essere tutti femministi, lo trovate anche in forma di video, perché è un discorso che Chimamanda Ngozi Adichie ha tenuto a un TEDx, se non sbaglio, e quindi lo trovate su YouTube. Se mi ricordo ve lo linko qua sotto. Un bel discorso, non rivoluzionario dal mio punto di vista, ma che sicuramente manda un messaggio che è importante da trasmettere, perché probabilmente qualcuno ancora non l'ha capito. Se qualcuno ancora non ha capito quali sono i punti fondamentali del femminismo, ma del femminismo quello sano, quello giusto, forse dovrebbe leggerlo. Il secondo, questa lettera che lei scrive a una sua amica che le chiede consigli per educare al meglio la sua bambina, sono dei consigli di vita per le femmine nel mondo, giusti. Io ne ho parlato sulle Instagram stories dicendo che lo trovavo un pochino semplicistico, un pochino cose già sentite, cose già lette, cose già viste. Mi hanno fatto notare che due cose: uno, che forse non tutti hanno letto e sentito quello che ho letto e sentito io, e quindi non fa male che anche al grande pubblico magari arrivi qualcosa di questo messaggio. E l'altra cosa che io non avevo preso in considerazione, che invece è davvero interessante, è il pubblico di riferimento, ovvero abbassare il limite del pubblico di riferimento, il limite di età, e andarsi a riferire a una fascia molto più giovane darebbe senso a delle scelte di stile e a delle scelte di linguaggio e di formula che Chimamanda Ngozi Adichie fa. Quindi un linguaggio molto semplice, molto immediato, facile da capire, senza filtri, sembra quasi proprio un discorso tra amiche. Allora sì, visto nell'ottica di parlare a un pubblico molto giovane, non particolarmente formato a livello testuale e critico, allora trovo più senso, cioè capisco meglio, piazzandolo in questa cornice, il testo secondo me assume ancora più valore. Detto questo, per quel che mi riguarda in questo momento, tanto rumore per nulla, ma aspetto di leggere i romanzi perché ne ho sentito parlare molto bene. Queste sono opere collaterali, spero che i romanzi sviluppino in pieno quello che è il potenziale dell'autrice, per poter dire che queste sono dei chiavistelli per entrare in un mondo molto più ampio. Ma mi riprometto di leggere almeno un paio dei suoi romanzi durante l'estate, e quindi in autunno di riprendere in mano Chimamanda Ngozi Adichie come autrice e registrare magari un video dedicato a lei e alle opere più famose e più conosciute. Bene, questo è stato il mio mese di maggio. Fatemi sapere cosa avete letto voi, se avete letto alcuni di questi titoli e cosa ne pensate. E questo è tutto, un bacione! Noi ci vediamo sempre qui sul canale il martedì e il giovedì con i nuovi video. Martedì video misti, giovedì parliamo sempre di libri. Sempre!